Sono Nedim Mehmedovic, Product Manager di HSD per i prodotti High Power Cutting e Motion. Oggi andiamo a vedere insieme alcune delle famiglie delle nostre tavole rotanti, quindi con l'RCT4, che è una tavola rotobasculante, pensata per equipaggiare centri di lavoro di fresatura verticale, per la lavorazione di componenti dell'automotive, dell'aerospace, della meccanica in generale e degli stampi. L'RCT4 equipaggia su entrambi gli assi motori coppia progettati e sviluppati da HSD. In particolare sull'asse girevole abbiamo un motore coppia con una coppia nominale di 400 Nm, mentre sull'asse tiltante abbiamo un motore coppia HSD in grado di erogare una coppia nominale di 1000 Nm. L'asse girevole monta un piattello da 600 mm in grado di supportare un carico massimo di 600 kg e una velocità massima di 200 rpm, mentre l'asse tiltante genera una velocità massima di 100 rpm e una rotazione massima di più o meno 120 mm. Il sistema di frenatura è un sistema idraulico, sono freni normalmente chiusi. In particolare sull'asse tiltante il sistema di frenatura è montato su entrambe le spalle, sia quella motorizzata che non, questo per garantire il minimo movimento durante la fase di frenatura stessa. Come opzionale abbiamo aggiunto 4 vie, pneumatico idraulico che il cliente può richiedere di montare. E sempre di serie la tavola monta sistemi encoder Heidenheim RCN serie 2000. Sulle nostre tavole eseguiamo più di 100 controlli, controlli elettrici, meccanici, pneumatici ed idraulici. I controlli riguardanti le tolleranze dimensionali e le geometrie della tavola vengono eseguite tramite una macchina di misura 3D. Passiamo ora a parlare di altre due famiglie di tavole rotanti, in particolare sono l'RHT6 e l'RHT8. Come vedete sono tavole da incasso che equipaggiano motori torque, quindi sono tavole da red drive, pensate per equipaggiare centri di lavoro di fresatura di configurazione quarto asse più elettromandrino più tavola o testa rotativa con elettromandrino più tavola. Nello specifico RHT6 monta un motore coppia anch'esso progettato e sviluppato da HSD di 630 Nm e una coppia massima di 1200 Nm. Monta in questo caso un piattello da 600 mm, ma su richiesta dei nostri clienti possiamo montare piattelli fino a 700 mm. La tavola ha una portata massima di 2000 kg e una velocità in rotazione di 100 rpm. La planarità massima che garantiamo ai nostri clienti è di 10 micron con un run out di 10 micron. Come opzionale i clienti possono chiedere i giunti a 4 vie pneumatici o idraulici. Passiamo ora all'RHT8, che per similitudine verso l'RHT6 è la taglia più grande, con una portata di 2500 kg. L'RHT8 è anch'esso una tavola di incasso da red drive, quindi monta un motore coppia da 1300 Nm di coppia nominale e 2300 Nm di coppia massima. Ha una velocità massima di 100 rpm, può equipaggiare piattelli da 800 fino a 1000 mm di diametro. Entrambe le tavole montano di serie il freno idraulico, normalmente aperto. Sull'RHT6 garantiamo una coppia massima di frenatura di 4500 Nm, mentre sull'RHT8 una coppia massima di 7000 Nm. Entrambe le tavole montano di serie sistemi di misura encoder Heidenheim della serie RCN 2000.